sì. Ecco, sarò estremamente sintetica e cerco di stare nei 3 minuti che mi sono concessi. Naturalmente evitando di parlare di altre questioni che credo saranno oggetto di un'altra assemblea e credo sarà opportuno farla. Però lasciatemi dire che concordo, così anticipo, accelero ulteriormente e sintetizzo con quanto hanno dichiarato Rosy Bindi, ma soprattutto Deborah Serracchiani. Io credo che noi non abbiamo colto la relazione strettissima che c'è con quello che stiamo facendo ora rispetto a ciò che è successo in Friuli. In Friuli, Grillo, che non è un movimento politico e non è un partito, ma è il sintomo di una malattia, come scrive oggi Augias, è il sintomo di una malattia gravissima, e cioè la sfiducia nel fatto che la politica sia capace di riformare se stessa e che ha fallito in questo paese. Io credo che questo sia il motivo per cui il nostro segretario coraggiosamente a fianco a noi ha voluto per 50 giorni proporre il cambiamento a questo paese, spingendo l'acceleratore nei confronti di quel movimento, di quel sintomo della malattia. Ora attenti, noi oggi rischiamo di aggravarla la malattia, lo dico. Io ritengo insufficiente, contrariamente a Gentiloni, il documento che ci viene sottoposto e spiego le ragioni. Io credo che noi corriamo un rischio, quello di esautorare il mandato elettorale e la politica in generale, semplicemente assegnando un compito al Presidente della Repubblica. Io credo che stia nel fatto delle competenze del primo partito, comunque sia in Italia, il Partito Democratico, quello di indicare almeno delle cose chiare. Permettetemi di dirle in fila brevemente. La prima, o facciamo un governo di scopo, un governo a breve tempo, un governo che dia risorse, che dia risposte alle emergenze che ci sono, tra cui la prima è la legge elettorale per impedire questo scempio, ma la seconda sia, per esempio, il cuneo fiscale e poco altro da fare subito in economia. Altrimenti, l'esempio che ci viene dal Friuli, da Deborah Serracchiani, l'esempio che ci ha permesso di smontare il sintomo della malattia, perché in Friuli Grillo ha perso, ma non perché non avesse invece vinto in Italia. Vi ricordo che lì ha preso ben oltre i 10 punti rispetto a quello che ha nel Paese, ma perché lì c'è stato il coraggio, della chiarezza, della determinazione di giovani persone che si sono messe a disposizione con assoluta capacità di trasmettere un indirizzo politico, un'idea, un pensiero. Ecco, io penso che se noi crediamo davvero di poter fare qualunque governo, anche di lungo periodo, con chi è semplicemente l'altra parte politica che non si chiama PD ma PDL, noi sbaglieremmo, perché dovremmo capire che se i cittadini italiani da questo percepiscono in modo cattopardesco come la politica deleghi per non cambiare nulla, fingendo di cambiare tutto, noi avremmo perso non il Partito Democratico ma la speranza. Grazie.